Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio, i mondiali. Ieri la vittoria della Francia sul Marocco, che a 4 anni di distanza dalla vittoria in Russia si gioca di nuovo il titolo. Intanto è allarme contagiati proprio in casa Francia. Dopo Upamecano e Rabiot si ammala anche Coman. Ma per la FIFA i test Covid non sono obbligatori. La finale tra Francia e Argentina è in programma domenica 18 dicembre. Ancora calcio, il parere della Corte UE sulla Superlega. Il monopolio UEFA non viola le norme UE, le regole sono compatibili con il diritto della concorrenza, così l'avvocato generale Athanasios Rantos presso la Corte di Giustizia dell'UE. Il nuoto, altre 3 medaglie per l'Italia nel terzo giorno di gara a Melbourne. Sfuma l'oro per la 4x50 stile maschile, lontano solo 4 centesimi. Gli azzurri si accontentano dell'argento, così come Martinenghi nei 100 rana. Miressi conquista il bronzo nei 100 stile in una gara di altissimo livello vinta da Chalmers con il nuovo record dei campionati. E chiudiamo con la Formula 1. Mick Schumacher sarà il terzo pilota Mercedes nel 2023, lo ha annunciato il team della casa tedesca. Poco prima era arrivato il comunicato della Ferrari sulla fine della collaborazione del pilota con la Ferrari Driver Academy. Le prime parole di Schumacher Junior in Mercedes, entusiasta di far parte del team, lo prendo come un nuovo inizio. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.